Monsignor Renzo Pisanello, da 24 minuti è vescovo di Oria. Capisco che le parole non ci sono, insomma, non ci sono per noi che siamo tuoi amici, concedicelo. Sì, sì. Immagino che per te, ecco, dimmi che cosa senti adesso. Trepidazione, ma anche fiducia nel Signore. Ringrazio il Signore di questo invito. Gli ho detto il mio sì tramite il Papa, perché è il Papa che ha scelto. C'è un passo del Vangelo particolare, che due passi del Vangelo mi hanno accompagnato in questi giorni. Il capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, il buon pastore, Cristo buon pastore, e il Vangelo dell'Annunciazione, lì dove si conclude questo annuncio particolare che Dio fa a Maria, si conclude con: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Ed è questo che mi è stato chiesto, questo nell'obbedienza della fede ho detto al Santo Padre. Saluto, approfitto per salutare sin da adesso i diocesani di Oria, tutte le persone che promuovono i presbiteri innanzitutto. E niente, chiedo a tutti quanti tanta preghiera perché possa essere davvero l'immagine del buon pastore e ogni giorno sappia dire il mio sì al Signore. Ma ecco, io non so se posso farla questa domanda. Quando l'ha saputo la prima volta? Qualche giorno fa, la settimana scorsa. Sono le normali pratiche che le disposizioni pontificie prevedono. È stato comunicato, devo dare la mia adesione, fatta tramite nelle mani del nunzio apostolico in Italia, Monsignor Bertello, e subito dopo è giunto la nomina, avendo concordato insieme con il nunzio e con l'amministratore apostolico di Oria, Monsignor Fragnelli, vescovo di Castelletta, che è l'amministratore appunto di Oria e che saluto anche in questo momento, e insieme al mio vescovo Monsignor Negro, si è concordata un po' con questa data della pubblicazione, qualche giorno, ecco, solo qualche giorno. Quindi dei giorni vissuti, immagino, con grande intensità, sì, con grande emozione. Con grande emozione, con grande intensità, con grande preghiera, tanta preghiera, sì, tanta preghiera. Momenti in cui non avevano impegnato nel ministero pastorale in parrocchia oppure nell'ufficio qui in curia, mi rifugiavo in chiesa da solo, chiuso, in modo tale da poter sfogare anche i sentimenti liberamente con il Signore, perché sono cose, come ben comprendete, che non si possono dire a nessuno. Certo. Ecco, questo è. E la sua famiglia dei parrocchiani adesso? Immagino che lei abbia fatto già grande festa, no? No, ancora non lo sentite. O non lo sanno ancora? No, credo che l'abbiano saputo adesso, insomma, in questo momento, perché è adesso che è stata presa nota la notizia, no? Quando le campane della cattedrale di Otranto hanno suonato a festa, erano le 12:07, noi sì, le abbiamo registrate. Sì, sì, non lo so se anche, non credo comunque, anche alla Chiesa Matrice di Galatina sia la stessa cosa, non lo credo, però sì, un momento di festa certamente, un momento di festa e ripeto di trepidazione. Un ultimo o primo pensiero, a chi va adesso? Va ai, mi permetto di dire così, ai miei preti di Oria. E quelli voglio, non li conosco, qualcuno lo conosco, ma li voglio un gran bene. E poi insieme con loro va a tutte quante le altre persone, a cominciare dalle persone ammalate, gli anziani, i poveri, quelli che sono l'immagine viva di Gesù in mezzo a noi. A loro un saluto carissimo. Ci sentiremo presto. Quando vi sentirete? Quando ci sarà l'insediamento?
Beh, prima viene l'ordinazione episcopale che sarà qui nella cattedrale di Otranto. Stiamo definendo un po' le cose, probabilmente dopo Pasqua. Probabilmente dopo Pasqua. Comunque, è una cosa che va definita, non è una cosa ancora decisa. Mi devo sentire con l'amministratore di Oria, con il signor Fragnelli, devo sentire anche con gli altri organi della diocesi e poi un po' concordare tutto, insomma, ecco. Ad multos annos, si dice così? Sì. Ho sbagliato il latino? No, grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie a lei.